Sono breve, io volevo parlarvi soltanto di acqua, che è un mio pallino, perché ci ho lavorato come consigliere comunale con tante mozioni, interrogazioni eccetera eccetera, e anche i miei colleghi adesso ci stanno lavorando con una mozione fatta insieme al Comitato Provinciale Bene Comune, hanno fatto una mozione in cui chiedono in particolar modo il minimo di 50 litri giornalieri garantiti per tutti. Questa è proprio una cosa anche fondamentale. Voglio parlare di acqua perché ieri proprio è successo, e oggi nel Carlino è uscito perché abbiamo chiamato un giornalista, è successo un evento molto increscioso, che poi è uno, abbiamo conosciuto questo, ma secondo noi ce ne sono tantissimi. E Manca Multiservizi ha staccato l'acqua a una famiglia dire indigente, io sono andato a vedere, è una famiglia in uno stato... sono entrambi invalidi, la moglie ha un tumore, fa la chemio, sono andati a fare la chemio, sono tornati e hanno trovato l'acqua chiusa. Poi pare neanche per morosità, questo è da approfondire, ma pare che non sia morosità perché sono seguiti dai servizi sociali e le bollette gliele paga il comune. Non si è capito perché gliel'hanno staccata, ma senza nessun preavviso, senza sapere niente né come né perché gli hanno staccato l'acqua. Ecco, questa è la differenza, è la dimostrazione lampante di che cosa significa una gestione pubblica e una gestione pubblica-privata come intendono loro. Io mi batto da sempre dicendo che come concepiscono loro il pubblico non è pubblico. Cioè una multi-utility come Marche Multiservizi, che anche se è partecipata dal pubblico, non è pubblico. Una cosa del genere, se fosse stata veramente gestita direttamente da un ente pubblico, non sarebbe mai successa, perché avrebbero avuto delle interazioni con i servizi sociali e prima di staccare l'acqua ci avrebbero pensato due volte. Quindi secondo noi è una cosa aberrante quello che è successo, e purtroppo sicuramente non è l'unica cosa, perché questa è una famiglia che aveva dei collegamenti con noi, ci conoscevano, ci hanno contattato, ma ce ne sono tante che stanno nel silenzio perché si vergognano anche e subiscono dei soprusi, perché secondo noi sono dei soprusi veri e propri. Marche Multiservizi, adesso non so se gliel'hanno riattaccata oggi l'acqua, questa mattina che sapevo io ancora non gliel'hanno riattaccata, dovrebbero chiedere scuse e il sindaco non dovrebbe permettere che succedano certe cose, perché prima di staccare l'acqua a chiunque, a parte non bisogna mai staccarla perché un minimo garantito vitale deve essere garantito a tutti, ma prima di staccarla bisogna chiedere permesso al sindaco, perché lui è responsabile della salute pubblica. Poi ricordiamoci che un appartamento senza acqua non è più neanche l'abitabilità dovrebbe avere. Che ho voluto soltanto questo.